Allora, buonasera e bentornati sulla Terza Via. Sono Patrizia Trimboli, ideatrice di questa piattaforma internazionale. Vi ricordo che la diretta sarà visibile in differita. Potete scriverci su digita chiocciola laterzavia.com. Bene, un attimo di... Andrea, se posso inserire l'immagine. Ci solleva gli occhi e in modo diretto un'emanazione spirituale ci prepara alla visione di un complesso gotico unico al mondo, il Duomo di Milano. La cattedrale sopravanza ogni cosa con un'intensità straordinaria, apre a tutto ciò che eccede l'orizzonte e ci convoca ad altro destino. Lo sguardo, che per qualche istante coglie una profondità indicibile, poi nulla sa più di sé, del suo grande occhio inabissato nel mistero. Questa sera con noi abbiamo due ospiti molto interessanti. Scusate un attimo, ecco. Monsignor Gian Antonio Borgonovo e il dottor Armando Torno. Monsignor Gian Antonio Borgonovo è un teologo, accademico, italiano, biblista, arciprete del Duomo di Milano. Ha pubblicato numerosi libri, tra i quali La notte e il suo sole, analisi simbolica del libro di Giobbe, edito Ponti, Edizioni Pontificie Istituto Biblico. Il dottor Armando Torno, noto giornalista, scrittore, già responsabile delle pagine del Corriere della Sera e fondatore della Domenica del Sole 24 Ore. Bene, passo a lei, dottor Torno, la parola. Buonasera, grazie signora Patrizia e grazie a Monsignor Gian Antonio Borgonovo di aver accettato questa intervista, ma era doveroso rivolgerci a lui. Lei lo ha ricordato, arciprete del Duomo di Milano, ma non soltanto, insigne biblista, traduttore, lei ha detto anche teologo, e lo è un esegeta tra i più, diciamo, riconosciuti, tra i più amati dal pubblico italiano e ovviamente da chi frequenta gli studi biblici. Con Gian Antonio Borgonovo ci sono migliaia di iniziative in corso perché Monsignor Borgonovo fa vivere il Duomo con tante cose, ora ce le racconterà. Però, Monsignore, direi cominciamo dal Duomo, perché lei è arciprete del Duomo di Milano e l'arciprete del Duomo di Milano è praticamente anche, diciamo così, il comandante in capo della seconda chiesa del mondo, se non sbaglio, perché la prima è San Pietro, ma la seconda è la sua. Sì, grazie. Buonasera, anzitutto grazie di questa presentazione che mi elogia troppo, no? Va bene. Però è importante segnalare sì, il ruolo che ha il Duomo di Milano, effettivamente. Non è semplicemente una chiesa, una cattedrale, è davvero la Domus Milanensium, cioè la casa dei milanesi. 635 anni di vita. Spesi bene, direi, perché il Duomo è diventato per la città, e non solo per la città, ma per tutta
la nostra Italia e per il mondo intero, un riferimento spirituale, culturale e sociale. Noi abbiamo il rito ambrosiano, è una fortuna senz'altro questa. Il rito ambrosiano ci identifica in questa tradizione di Ambrogio e ci fa anche mantenere una caratterizzazione all'interno di questa centralizzazione di tutti i riti che nell'undicesimo secolo ha cancellato, almeno nella Chiesa occidentale latina, la ricchezza di ciascuna chiesa, unificandola in Roma. Invece il rito ambrosiano, insieme al rito mozarabico, poca roba però, è rimasto ancora vivo. E questo è per noi un motivo di vanto, ma non un vanto vuoto, di vanto per essere appunto legati a questo che ci precede, con l'apertura alla cultura e alle relazioni che viviamo quotidianamente, con lo stile nostro proprio. Ecco, questo è la caratteristica. E ci sono anche... Sì, ecco. Il Duomo, lei è colui che, insomma, deve dirigere le situazioni del Duomo. Il Duomo è musica, il Duomo è architettura, il Duomo è anche antichità, perché sotto la superficie del Duomo c'è una delle cose forse più clamorose della storia cristiana, una reliquia cristiana importantissima. C'è il fonte battesimale dove Ambrogio battezzò Agostino. C'è poi tutto un ricordo di San Carlo, di Federico Borromeo, il Duomo nei Promessi Sposi, il Duomo nell'immaginario collettivo. Voi avete letto tutta la Divina Commedia lo scorso anno in Duomo, nell'anno di Dante. Avete iniziative di scuola della cattedrale, avete iniziative continue. Cosa ci può dire di questo Duomo che lei sta facendo vivere con tutte queste, diciamo così, esperienze? Dico proprio la prima cosa singolare, perché questa tradizione nostra è anche segnata da un altro punto originale. Cioè, non penso che in nessun altro caso, almeno in Italia, la cattedrale sia proprietà dei cittadini di una città. Il Duomo non è proprietà ecclesiastica. Il Duomo è dei milanesi. E noi diamo, con la veneranda fabbrica che rappresenta tutti i milanesi, prima erano le grandi famiglie di Milano a far parte della veneranda fabbrica del Duomo, ora è un consiglio di amministrazione che è nominato per 5 membri dal prefetto e quindi dal Ministero dell'Interno e per 2 altri membri dell'arcivescovo. Però diciamo che siamo noi, in quanto entità Duomo, a chiamare l'arcivescovo della Chiesa Ambrosiana, l'arcivescovo pro tempore della Chiesa Latina di Milano, a prendere il Duomo come cattedrale. Questa è la caratteristica. È una caratteristica, è affascinante, perché noi abbiamo anche una vocazione nei rispetti della città. Per questo che nasce anche la passione culturale che il Duomo deve manifestare verso i suoi cittadini. Monsignore, io ho fatto riferimento al fonte dove accadde una delle cose più grandi della storia cristiana. Sì, scusi, potrebbe ricordare subito. Come si fa a visitarlo? Cioè, supponiamo, io vengo a Milano e voglio visitare il posto, il luogo, proprio ancora lì, dove è stato battezzato niente meno che Sant'Agostino, da Sant'Ambrogio. Sì, innanzitutto dico che non è l'unico, essendo 2 le basiliche precedenti al Duomo, quella di Santa Tecla, cui fa parte il Battistero di San Giovanni alle Fonti, di cui lei ha parlato, e quella di Santa Maria Maggiore, con il Battistero di Santo Stefano alle Fonti, dove Ambrogio stesso verosimilmente è stato battezzato. Quindi ne abbiamo 2 di battisteri. Il più famoso, certo, è quello in cui senz'altro Ambrogio ha battezzato Agostino, ma anche l'altro, che è precedente di pochi decenni come costruzione, in cui fu battezzato lo stesso Ambrogio. E dunque lei viene a Milano, trova tutta un'organizzazione di tipo turistico, di accoglienza, in cui acquistando biglietti di visita è possibile
visitare il Battistero, è possibile visitare il Duomo stesso da turista, è possibile salire sulle terrazze del Duomo, è possibile visitare il museo, il grande museo del Duomo, che è tutta la storia del Duomo in questi 635 anni. Quindi ecco, la ricchezza proposta è davvero esuberante. Monsignore, la Madonnina, la Messa Maria Teresa, se non sbaglio, il tempo di Maria Teresa, no? Ma sì, nel 1774, il 27 dicembre, in una notte, perché c'era una conflittualità all'interno del Consiglio di Fabbrica abbastanza accesa. C'era chi voleva questa Madonnina a tutti i costi e c'era chi invece poneva tante difficoltà architettoniche, ingegneristiche, e come si fa a mettere un peso simile sull'aguglia che è così fragile, ecco. Per cui il conflitto delle due parti si risolse con un colpo di mano. In una notte salirono gli esperti alpinisti, oltre che muratori, e issarono, anzi costruirono su in loco la Madonnina. E tutto fu sistemato in quel modo. E tutto fu deciso così. E tutto sì, e tutto soprattutto fu confermato dal fatto che, nonostante quel relativo peso, in realtà era una maglia di ferro con delle lastre di rame dorato, quindi il peso non era eccessivo, però raggiungeva pur sempre i 300 kg, ecco, e per cui, nonostante questo, l'aguglia è rimasta per tutti questi anni, è stata cambiata recentemente negli anni 60, all'anima di ferro è stata sostituita un'anima di acciaio più leggero, e più resistente anche, eccetera. Ma quello che vorrei dire anche è una cosa: non è la Madonnina a fare stupore dal punto di vista ingegneristico, è ciò che sta sotto. L'aguglia sta su un tiburio. Alla base di questo tiburio c'è un sistema tale di anfratti per cui la costruzione architettonica stessa, ricevendo il vento, supponiamo da nord-ovest, lo rimanda subito indietro, facendolo diventare immediatamente, come a giravolta, un'inversione a U, un altro vento di sud-est. Per cui il vento tiene in piedi la Madonnina. Sì, e questa è una delle meraviglie del Duomo. Lei ha citato il Tiburio, monsignore, ma al Tiburio ci ha lavorato anche Leonardo, c'è un progetto di Leonardo. No? Ecco, sì, non è la cosa migliore che abbia fatto, poverino. No, nel senso che è stato rifiutato il suo progetto e ha dovuto andare, anzi lui arrabbiato per questo, portò via anche il modellino che aveva preparato in legno. Però fu pagato. Abbiamo l'attestazione sul libro delle paghe del pagamento fatto al signor Leonardo Fiorentino da Vinci. Da Vinci. Monsignore, tra i cappelli, diciamo così, che ci sono del Duomo, tutte le cose che si sono dette, tutte le cose che si sono fatte, c'è anche qualche ricordo, mi pare, di San Carlo e di Federico Borromeo all'interno da vedere. C'è qualcosa magari che ricorda i due Borromei che hanno tenuto la Milano della Controriforma? Ma certo, la prima cosa è la loro presenza, e anzi uno richiama l'altro, perché bisogna riconoscere che non ci sarebbe stato San Carlo se non ci fosse stato il Cardinal Federico Borromeo. La santità di San Carlo è una costruzione intelligentissima del cugino. Certo. Perché San Carlo da solo non sarebbe diventato santo. C'è stato questo aiuto. Un aiuto a farne una personalità a tutto tondo cristiana, e non invece magari con qualche altra deviazione, un po' troppo austera. Ecco, poi non dimentichiamoci che il Duomo è uno dei protagonisti dei Promessi Sposi, sì, che è continuamente citato da Manzoni. Certo, era sempre una bella attrattiva. Ecco, monsignore, c'è anche una tradizione musicale del Duomo, perché voi avete avuto tra i maestri di cappella persino il figlio di Bach, avete avuto sì. Gaffurio, di cui avete restaurato un libro. Io non sono riuscito, purtroppo ero via, a venire alla presentazione di questo No, restauro. No, ce l'avremo adesso il 28.
È ancora attiva, l'invito è ancora aperto per lei, torno. Ah, va bene. Ma lì cosa è successo? Con la storia della Cappella Musicale del Duomo ha tradizioni quattrocentesche praticamente. Sì, dunque, è sorta nel 1402 e il primo direttore di cappella è un certo Matteo da Perugia, il che sta a dire che fin dall'inizio il direttore di cappella, la veneranda fabbrica, con molta intelligenza, prese il direttore dall'esterno per far evitare forme endogamiche di involuzione interna. E questa è stata una mossa molto intelligente per far evolvere ogni concorso di direttore di cappella. Lei ha ricordato Johann Christian Bach e lui è stato assunto come direttore di cappella, ma ci è rimasto poco perché ha preferito il teatro dove si guadagnava di più. Di più. Mi pare giusto, anche Monteverdi, in fin dei conti, era stato preso per Contattato. questo, sì, ecco, contattato. Poi non Ma preferì passare posso dall'altra dire una parte. cattiveria? Venezia ha Certo. offerto un compenso maggiore che Milano, no? Eh sì, C'è esattamente. stato questo problema, quindi Sì, è andato. certo. Ma nel caso di Johann Christian Bach invece è stata una sua decisione di passare al teatro. Non c'era ancora la Scala allora, però ero nel teatro, ecco, Ecco, Teatro Regio. monsignore, voi avete l'anno scorso avete letto integralmente la Divina Commedia. So che l'anno 21 c'è un progetto, non ne voglio parlare, però volete anche riprendere questa tradizione con i Promessi Sposi, perché appunto è la Sì. cattedrale un po' di Manzoni. Poi voi anche realizzate la Scuola della Cattedrale, che da qualche anno raccoglie tutta una serie di presentazioni a Milano che vedono un interesse, cioè che hanno un interesse, che riscontrano un interesse piuttosto notevole anche tra i professori, perché sembra di entrare in università quando c'è la scuola della cattedrale. Ecco, avete tutta questa serie di iniziative che effettivamente danno una veste culturale al Duomo che è notevole. Ecco, vede, noi facciamo tutto questo proprio perché siamo, e lo sentiamo come dovere, siamo la chiesa, la casa dei milanesi. E quindi è giusto che la nostra attività ecclesiale sia davvero un'attività di agorà, in cui tutti possano trovare un ambiente dove si discutono anche i problemi di rilievo. Noi non abbiamo grande tempo per poter aprire il dibattito in queste scuole della cattedrale. È una proposizione, è un invito ad entrare nell'argomento più che non una discussione, ma il senso è proprio quello dell'agorà. Invitare tutti coloro che desiderano, in occasione dell'uscita di libri interessanti su questo o quell'altro argomento, invitare tutti coloro che lo desiderano ad ascoltare il problema, a mettere nella propria intelligenza la domanda su quel problema, cosa che Ecco, mo manca molte volte, la certo. domanda. Io devo dire però che le vostre presentazioni sono anche un riferimento culturale per Milano, perché il 15 dicembre scorso è venuto un professore della Sorbona che sta studiando l'Aristotele arabo, sta recuperando i testi perduti in greco di Aristotele e trasmessi in arabo, e ha tenuto una conferenza da voi. Tra poco dovrebbe uscire anche un libretto che testimonia questa presenza. Da voi è venuto. Sono venuti i direttori delle collane delle belle lettere, da voi è venuta Anne Cheng del Collège de France, dove insomma c'è stata una conferenza bellissima sulla teologia cinese. Io ricordo che c'è una presenza costante e continua anche di studiosi internazionali. È venuto qualche fisico del CERN di Ginevra, è venuto, adesso io posso fare tantissimi elenchi, ma Certo. monsignore, è un modo anche per far vivere la cattedrale proprio con questa. Certo, e io penso che però questo è proprio un riconoscimento che nasce dalla collaborazione di persone capaci di avere amicizie, legami e conoscenze accademiche ad ampio raggio, per cui
Tutto questo noi lo abbiamo perché c'è un certo dottor Armando Torno che ci fa da moderatore, ecco. Sì, E io quindi questo è anche è un segno diciamo molto che il importante. moderatore non avrebbe nulla da moderare se non ci fosse un arciprete come Monsignor Gianantonio Ecco, Borgonovo, che va bene. invece è ghiottissimo di queste cose. Tra l'altro, volevo anche riprendere l'ultimo dibattito che lei ha fortemente voluto su Gesù nel Talmud, proprio in preparazione della Pasqua. Avevate un pastore protestante, un rabbino e c'era lei. E in questa scuola della cattedrale avete parlato di Gesù nel Talmud babilonese, perché in quello di Gerusalemme non c'è una presenza, ma è anche un modo per portare a conoscenza dei problemi teologici a una popolazione che molte volte nelle presentazioni, diciamo così, ufficiali o quelle che vengono fatte nelle solite rassegne, non ha queste occasioni, insomma. Sì, questo è un tipico problema che non viene trattato per paura e incompetenza nello stesso momento. Cioè, dal punto di vista ecclesiale non si ha l'opportunità di trattare un problema simile durante le celebrazioni o durante la comunicazione, che è soprattutto una comunicazione omiletica o catechetica, ma no. Non di discussione culturale e accademica. Dall'altra parte non c'è la possibilità perché non si è preparati a fare questo. E allora si lascia stare il problema, ma lasciandolo stare il problema non si risolve da sé. Il problema invece magari suscita altri problemi o incomprensioni. Così vale anche per la comunità ebraica, no? Noi in questo caso abbiamo voluto scegliere come ambito in cui si è svolta la scuola della cattedrale a cui lei si riferisce, abbiamo voluto scegliere la sala delle conferenze che gentilmente l'amministrazione comunale ci ha messo a disposizione, proprio per dire l'essere al di sopra della nostra confessione cristiana. Anche nei confronti delle altre comunità, era presente appunto un pastore valdese, e quindi tutto questo serve a dire come ci sono alcuni problemi che devono trovare un loro ambito di agorà proprio che permetta la discussione o almeno permetta la ponenza del problema, di modo da farlo presente a tutti e mettere nel cuore, anzitutto nelle orecchie, ma poi nel cuore, nella mente di coloro che ci ascoltano, la passione per, ma guarda un po', non sapevo che nel Talmud c'era questa polemica che tra l'altro risuona come speculare di fronte alla polemica che noi sul versante cristiano abbiamo avuto nei confronti della comunità ebraica in alcuni momenti, anzi ha portato appunto l'antigiudaismo. L'antigiudaismo, che era purtroppo anche diffuso nei secoli passati e anche molto Certo. recentemente. Ecco, Monsignore, abbiamo toccato un argomento perché lei è uno specialista di Giobbe, ha pubblicato uno studio su Giobbe piuttosto importante per il Pontificio Istituto Biblico, ma io ricordo anche che Monsignor Borgonovo è traduttore della Bibbia. E a parte alcuni libri che sta traducendo, che ha tradotto, ma ha, diciamo, partecipato a quella traduzione della Bibbia un po' per tutti che Einaudi ha pubblicato in 3 volumi nel dicembre dell'anno scorso, nella collana dei Millenni, quella collana, diciamo così, ammiraglia della casa editrice Einaudi. Lei ha tradotto il Siracide e Giobbe. Giobbe addirittura qui è esagerato un pochettino, Monsignore, mi permetta di dirle questo, perché l'ha tradotto in endecasillabi. Eh sì, perché la poesia si deve tradurre con la poesia. Giobbe è una novella ed è in prosa, i primi due capitoli e gli ultimi versetti sono in prosa, ma tutto il corpo, 42 capitoli, appunto tutto il corpo del libro di Giobbe è poesia. Quindi bisogna avere il coraggio di tradurlo in poesia. L'endecasillabo in realtà è la forma endecasillabo sciolto, si intende, Certo. non dantesco, non la terzina dantesca, non rimato, ma l'endecasillabo sciolto è la forma che più si avvicina anche al metro ebraico usato, che è di tre accenti, cioè vicino a quello che è in latino l'esametro. Quindi è una forma di poesia che però dà un altro tono alla lettera stessa. E allora bisogna, con un po' di audacia,
avere il coraggio di farlo. Ecco, ma Monsignore, io non le ho mai fatto questa domanda, anche se ci conosciamo da tanti anni. Senza Giobbe risponde a una domanda inquietante, se non sbaglio. Sì, Giobbe, e io lo suggerisco difatti a tante persone che pongono a me questa domanda, e dicono, se vedo che c'è un fondo culturale sufficiente, dico, adesso le do il PDF del mio libro, perché ormai questo sullo studio di Giobbe è esaurito da tempo e vabbè, non è più abbordabile direttamente, ma nelle biblioteche si trova. Le do questo PDF, lo legga, dopo ne riparliamo. Perché Giobbe mette tutte le risposte possibili serie, criticando quelle che danno i preti, cioè gli amici. Gli amici sono una ironia sottile dell'uomo religioso che non approfondisce il discorso. Per cui arriva Elifaz, il maggiore di questi amici, ad accusare Giobbe. Ma tu in questo modo distruggi la religione. Tu neghi la preghiera. E invece Giobbe alla fine riconosce, e Dio stesso, la novella alla fine serve proprio a far la firma, che è proprio così, alla fine Dio stesso dice agli amici, parlando con Elifaz, tu non hai detto, voi non avete detto cose sensate come il mio servo Giobbe. Perché Giobbe ha detto alla fine, io ti conoscevo per sentito dire, tu sapevi di aver potuto tutto, ma ora i miei occhi ti hanno visto, perciò io continuo a rifiutare polvere e cenere, ma ne sono consolato, perché sei dalla mia parte, ecco, aggiungo io. Perché Giobbe ha capito di non avere di fronte un Dio onnipotente nel senso del crudele. Prima si diverte a creare uno e poi si diverte a farlo soffrire, no? Dio non è così, ma Dio è dalla parte di colui che soffre e la sua non è un'arrendevolezza per incapacità di agire, ma è invece uno stare dietro le quinte per lasciare che ciascuno esprima la sua libera ricerca, libera ricerca. Monsignore, lei ha già detto molto, però io le aggiungo un'altra domanda. Facciamo un'ipotesi assurda, come la fece Dostoevskij nei Fratelli Karamazov. Lei sa che il grande inquisitore un giorno, proprio davanti a una cattedrale, non grande come il Duomo, però affascinante come tutte le cattedrali, vede comparire di nuovo Gesù e gli chiede, ma cosa sei venuto a fare, insomma? Lasciaci si pone stare. Questo terribile dialogo che Dostoevskij mette all'interno dei Fratelli Karamazov come un racconto nel romanzo. Ecco, supponiamo che arrivasse sulla piazza del Duomo di Milano per qualche ora Giobbe, e ovviamente la chiamano subito, perché chi può affrontare Giobbe se non lei? Lei ha una domanda da fare a Giobbe, che ha riservato così in tutte le sue traduzioni? La domanda è, ma perché ti sei lasciato prendere da questo giudeo che si è innamorato di te? Perché Giobbe probabilmente non era giudeo d'origine. È nato ad Auran, e nella terra di Uz, cioè diremmo noi un arabo nel deserto. E invece il Giobbe giudaico era quello della novella, uomo pio, timorato di Dio, alieno dal male. Perché ti sei lasciato prendere dentro in questa maglia? E il tuo dramma, che è il dramma di ogni uomo e di ogni donna su questa terra, è diventato quasi il devoto Giobbe, il pio Giobbe, il paziente Giobbe, confondendo invece quello che era il tuo messaggio. A me piacerebbe capire il perché. Io ho una risposta, ma vorrei che fosse lui a rispiegarmelo, perché la mia risposta è: lui, costui, ha pensato di istruire i suoi fratelli giudei che vivevano la fede nel Dio dell'Esodo
mostrando loro appunto il limite di una considerazione del rapporto con Dio esclusivamente stando in quella teologia dell'alleanza come domanda e risposta e della retribuzione. Se tu compi la mia legge avrai la vita, se tu invece fai diverso avrai una sofferenza estrema. No, non è così. Non è così. La vita è più complessa e la libertà di ciascuno è di saper scegliere di fronte all'impossibilità di una lettura a occhi aperti, saper scegliere Dio nonostante le apparenze, come ha fatto appunto Giobbe, il quale ha rifiutato polvere e cenere, cioè la sua condizione di innocente messo alla prova inutilmente, senza motivo, dice la novella all'inizio, lo dice proprio così, senza motivo Dio ha permesso al Satan, cioè al pubblico ministero della corte celeste, di fare una scommessa. Ok, fai una scommessa. Prima portagli via tutte le cose, ma lui rimane fedele. Poi toccalo pure nel vivo della carne e vediamo, va bene. Allora una piaga che non guariva, ecco. E alla fine Giobbe dice delle cose forti, ma alla fine Giobbe scopre il vero volto di Dio. Ecco, questo è il vero problema. Perché fare tutta questa fatica per arrivare a questa conclusione? Nessun altro libro biblico arriva così tanto. Monsignore, poi in questa raccolta appunto di traduzioni che è stata pubblicata nei millenni, lei ha tradotto anche il Siracide. So che avrebbe voluto mettere il testo a fronte, so che purtroppo le sue esigenze non sono state particolarmente rispettate perché c'era una specie di dettato redazionale che gliel'ha impedito. Adesso non vogliamo parlare delle discussioni redazionali che ci possono essere state, però il suo Siracide che cosa significa, che lei che cosa ha fatto con questo libro? Questo libro che significato ha? Noi abbiamo per fortuna mantenuto nella nostra tradizione cristiana questo libro. Che non è nella Bibbia ebraica, vero? Che non è nella Bibbia ebraica, ma la figura di Gesù ben Sira è invece molto apprezzato nel Talmud e anche nella Mishnah, prima che il Talmud. Perché era un grande saggio di Gerusalemme, un giudeo che aveva aperto una scuola, una yeshiva, una scuola rabbinica molto apprezzata. Allora, il rabbino Gesù ben Sira era sadduceo però, cioè il maestro Gesù ben Sira è ancora parte dei sacerdoti di Gerusalemme. Ha scritto in ebraico verso il 190-180 prima di Cristo. Il nipote ha pensato bene di tradurre in greco lo scritto del nonno perché era utile anche a quelli che abitavano fuori di Gerusalemme. Ebbene, però era fariseo, nel frattempo era diventato lui fariseo, non era più sacerdote di Gerusalemme. Quindi un'altra corrente di pensiero con alcune novità. E il nipote ha cambiato anche la traduzione modellando alcuni pensieri sulla linea farisaica più che non la linea sadducea. Ecco, io avrei voluto mettere oggi del testo originale ebraico abbiamo circa il 75%, non tutto ben conservato, qualche cosa un po' rovinata che non si riesce, ma facciamo pure che il 70% del testo in ebraico oggi lo conosciamo. Allora, è possibile confrontare che cosa è avvenuto in 70 anni di storia, dal 180, prima del 116 l'opera è già tradotta dal nipote, che cosa è avvenuto con questa dialettizzazione che si è avuta tra farisei e sadducei. E allora avrebbe fatto illuminare probabilmente l'intelligenza di molte persone, perché quello che il nonno diceva in un certo modo, il nipote lo diceva in un modo diverso. E perché? Cos'è successo? Nel frattempo che cosa è cambiato? E Gesù era fariseo o sadduceo? Fariseo, certo. In questa dialettizzazione Gesù era certamente fariseo,
allora avrebbe chiarito tante dinamiche che erano dinamiche interne al giudaismo prima del 70, prima della distruzione di Gerusalemme. Monsignore, un'ultima domanda e le vorrei far raccontare un episodio che l'ha vista come protagonista insieme al Rabbino Laras. Rabbino Laras lo conosciamo un po' tutti perché è stato il Rabbino Capo di Milano, ma è stato anche professore di filosofia medievale ebraica alla Statale di Milano, era un'autorità nell'ambito degli studi ebraici, eccetera, e con il Cardinal Martini ha iniziato quel dialogo che poi ha dato dei frutti piuttosto notevoli. E so che lei, il Cardinal Martini, tra l'altro sono 10 anni che è scomparso, alla fine d'agosto di quest'anno cadono i 10 anni della sua scomparsa. Il Cardinal Martini, ricordo che è sepolto in Duomo, c'è la sua tomba appunto tra gli arcivescovi di Milano in Duomo. Lei ha accompagnato il Rabbino Laras, con cui aveva eccellenti rapporti, a trovare il Cardinal Martini. Ci può raccontare cosa è successo? Perché lei è un testimone unico, insieme a Don Damiano, che assisteva appunto il cardinale non c'è più, Laras non c'è più, ci siete lei e Don Damiano a testimoniare quello che avvenne tra i due grandi, insomma, cioè tra Rav Laras e il cardinal Martini. Sì, c'era anche Vittorio Robiati Bendaud, sì, l'assistente. Sì, anche l'assistente di Laras in quell'occasione. Siamo andati a trovarlo. Alla Louisiana di Gallarate, dove c'era... Sì, dove era lì alla Louisiana, e ci avevano detto venite perché le cose stanno peggiorando, quindi l'invito era proprio di andare il più presto possibile perché le cose stavano peggiorando. E allora siamo andati e abbiamo avvisato per poter avere questo incontro anche con Rav Laras. Abbiamo parlato un po', erano amicissimi, loro rispettosi l'uno dell'altro di tutto il cammino che avevano fatto e compiuto insieme. A un certo punto il discorso doveva concludersi, allora ci alziamo, il Cardinal Martini rimane seduto, ma Rav Laras lo benedice, gli impone le mani e lo benedice. E allora si alza anche il Cardinal Martini e fa anche lui lo stesso gesto con una benedizione cristiana, imponendogli le mani con una benedizione cristiana. Un gesto di commiato vicendevole tra due personalità di grande spessore, giudeo e cristiano. Tra l'altro, grazie a loro, il dialogo ebraico-cristiano ha avuto un notevole sviluppo, ha avuto un notevole, diciamo, accordo negli anni scorsi, perché sono state due personalità che indubbiamente hanno anche ampliato gli orizzonti di questo dialogo. Certo, certo. E come si vede le cose partono da lontano, non si inventano sul momento per show oppure per prendere applausi dall'esterno. I due si sono preparati con una vita di studio e di approfondimento, l'uno indipendente dall'altro. Ricordo solo che il Cardinal Martini dal 1966 partecipò al comitato del The Greek New Testament, che vuol dire l'edizione critica del Nuovo Testamento fatta ex novo a partire da tutte le documentazioni che aveva. Era il primo italiano, se non sbaglio, no? Sì, primo e unico. Erano in cinque, primo e unico, 5 membri, di cui un membro era proprio lui, Martini. E dall'altra parte avevamo uno studioso più sul livello filosofico, teologico, che non a livello filologico, ma ugualmente di altissimo profilo. E appunto ci si prepara così, non improvvisando le cose, non per improvvisazione. E quando ci si prepara così, si va subito al centro del problema, non si sta ai margini. Certo, Monsignore. Quindi voi continuerete con questa vostra attività di letture, continuerete con la scuola della cattedrale, continuerete proprio a far vivere il Duomo anche culturalmente, perché io non vorrei carpirle dei segreti o delle informazioni quando non sono ancora stabiliti i progetti, però mi sembra che l'anno venturo sia in progetto, come abbiamo accennato, di leggere o una parte o addirittura, diciamo, gran parte dei Promessi Sposi in Duomo. Sì, è un progetto che
però non è ancora definito. Certamente non sarà come leggere la Divina Commedia, una cosa È un diversa, po' più quindi complicato, insomma. più complicato, e dovremo misurare bene il come fare questa lettura, ma il leggere l'insieme del romanzo manzoniano in Duomo assumerà tutto lo spessore spirituale e simbolico che il romanzo ha. A lei piacciono molto I Promessi Sposi o preferisce qualche altro libro da tenere sul comodino? Ma sul comodino non tengo niente perché mi È troppo addormenterei. affollato? No, mi addormenterei subito, non sono abituato. Io sono abituato a leggere e a studiare su tavoli con tutti i libri aperti davanti e adesso il computer, ma non, a letto non riesco a lavorare, quindi escludo la posizione dei libri. Senz'altro i libri di letteratura sono compagni indispensabili per vivere fino in fondo anche tutti questi capolavori che stanno alle nostre spalle. I grandi capolavori biblici, come i grandi capolavori della letteratura mondiale, non possono non trovare nelle produzioni anche recenti, per così dire, lo spunto o lo stimolo per approfondire i problemi. Signore, le faccio una domanda proprio anche per rivolgersi, così che possa rivolgersi anche ai ragazzi, se per caso qualcuno ci vedesse o qualche genitore l'ascoltasse. Supponiamo che un giorno arrivi da lei un adolescente che abbia cominciato il ginnasio, io dico così anche se tutte le scuole ormai sono state sovvertite, però per me c'era la quarta e la quinta ginnasio, la prima, seconda e terza liceo, adesso non si parla più di questo, si parla di prima, seconda, terza, quarta, quinto liceo classico. Una volta sono stato invitato appunto in un liceo classico e non capivo cos'era la quinta classe del liceo classico, ma questo è un altro discorso. Arriva un ragazzo, supponiamo di quarta ginnasio, supponiamo un ragazzo di 15 anni, insomma, e le chiede come cominciare a leggere o a studiare la Bibbia. Lei che consigli darebbe? È difficile dire per tutti la stessa via da seguire. Senz'altro, come dicevo all'origine, la Bibbia è un giardino immenso con tante entrate. Si possono percorrere tante vie e soprattutto si può entrare nel mondo biblico in tanti modi. Senz'altro non dall'inizio, perché l'inizio è in realtà il frutto maturo di una riflessione. E quindi magari si potrebbe iniziare con leggere i profeti, oppure si potrebbe iniziare con leggere i libri sapienziali, oppure iniziare con leggere il Levitico, la Torah, per capire l'insieme della legge. Ma leggere le prime pagine è disarmante per uno che non ha mai aperto la scrittura, perché quelle prime pagine sono la sintesi teorica di tutta la vicenda. Bisogna avere tutto il resto per comprenderle. E quindi, insomma, bisogna andare con calma e magari essere seguiti. Ecco, sì, difatti, la scrittura è davvero il libro tipico di una yeshiva, dove c'è una scuola, c'è un maestro che inizia, che dà il via, che segue una certa strada e indica il cammino da percorrere, altrimenti ci si perde. Senta, Monsignore, abbiamo parlato di un po' di cose, ma non di tutte. Tenga presente che lei ha parlato anche di musica che c'è in Duomo, ma non abbiamo parlato delle canzoni, perché la Madonnina, la Madonnina, detta dai milanesi Madonnina, ha una canzone sua, O mia bella Madonnina. E poi c'è anche una canzone che ebbe un certo successo negli anni 40-50, forse, quella rubato stanotte alle 3 il Duomo di Milano. Quindi, insomma, c'è anche tutta una tradizione nelle canzoni leggere. Queste Sì. magari saranno oggetto di un programma di la musica leggera in Duomo, che non penso sia stato mai affrontato. Ma non lo so, quello che io voglio e sto facendo, attualizzandolo, attuandolo e attualizzandolo insieme con l'aiuto fondamentale del maestro Massimo Palombella, Monsignor Massimo Palombella, che lavora con noi adesso nella Cappella Musicale come direttore. Ecco, è di dare al Duomo la musica del Duomo, di non far perdere al Duomo la musica del Duomo. Mi ricordo due cose semplici. La prima, quando Uto Ughi, grandissimo Violinista. direttore, violinista,
amico che viene, è venuto, verrà ancora, spero qualche volta in Duomo. Ogni volta non è possibile suonare in Duomo, i miei virtuosismi si perdono. Ha ragione, gli dicevo, il Duomo non è fatto per una musica così. Ha ragione. Il Duomo ha una sua caratteristica e rifiuta certi tipi di musica. Il secondo episodio, che invece è complementare a questo, in occasione di una recente esecuzione della cappella, il maestro ha deciso di far cantare un miserere, non quello di Allegri, ma uno simile al coro principale, a un coro di 4 persone soltanto e a un solista. E le 4 persone sono state poste al fondo dell'abside, anzi intorno a coro. La sorpresa è che da lì, da quella postazione, o in fondo all'abside, o più ancora nel tornacoro, le 4 persone si sentivano benissimo in tutto il Duomo, senza bisogno di amplificazioni. Sorpresa, insomma. Sorpresa. In ogni caso, Monsignore, io la ringrazio e passerei la parola alla nostra, diciamo, Patrizia, che ci darà anche un saluto. Io vorrei ringraziare Monsignor Borgonovo che, oltre ad essere, avete sentito, l'arciprete del Duomo, è anche un fine conoscitore, un esegeta e una persona anche che fa cultura nel senso vero grande del termine, preziosa per Milano, ecco, dico questo. Patrizia. Grazie, grazie. Desidero esprimere la mia gratitudine al dottor Armando Torno e a Monsignor Borgonovo. Ringrazio di cuore ogni partecipante che ha accolto questo incontro e vorrei pronunciare poche parole inerenti l'urgenza delle nostre esistenze su questa guerra o follia ininterrotta. Per un mondo che per eccesso di immagini non ha quasi più immagini, umiliato nella cecità, sfigurato dagli orrori, che va verso il pianto d'un seminatore in cerca ancora della mano generosa della terra, quella stessa che aveva dato grano in quantità e ora raccoglie vittime, vorrei comprendere, dietro il quadro, l'imperdonabile inferno, punto limite. La nostra memoria storica, sì debole, Kafka nel processo ci induce a ricordare come compito e ancora vorrei intuire, tra virgolette, l'ala sinistra del cuore, Paul Éluard, fra carne e sangue, di cui le armi sono sazie, serpeggia la vanità crudele, il vizio dei forti d'essere suicidi. Solo ho nel cuore le mani aperte. Grazie, grazie a tutti per averci seguito, ascoltato e vi ricordo che la diretta può essere rivista in differita. Se volete scriveteci digita@laterzavia.org. Grazie a tutti e buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Grazie. Buonasera. Bene, possiamo parlare adesso? Eccoci. Bene. Andata allora, bene, non lo so. Andrea? Chiediamo a Patrizia com'è andata. Perché parlando non sì. Capisci. È andata bene, direi. Tutto. Adesso non vedo Andrea. Ecco Andrea. Ci senti? Andrea cosa dice? Andrea, ci senti? No, non c'è l'audio. L'audio. Dice così Andrea, cosa vuol dire? Deve mettere l'audio. È andata bene, sì. Però è l'audio. L'audio. Manca il suo... Non mi sente. Manca l'audio di Andrea. Manca l'audio. Non si sente. Andrea, si dia una voce. Lo chiamo. Forse, non so come mai. Forse.
momenti, Lo chiamo col cellulare, così. Sì, ecco. Come mai non sente? Patrizia. Ecco, non si sente l'audio. Sì, purtroppo c'è stato un piccolo problema, io ho avuto un problema con voi, nel senso della diretta. Sì. Quindi adesso un attimo quindi scusate. Ah, ok, lo dirò al tuo posto, anzi metto il viva voce così puoi dirlo. Perfetto. Ecco, ci sei dica Andrea. Andrea. Sì, abbiamo, salve, scusate per l'inconveniente, ma qui mentre voi parlate io devo fare delle cose e qualcosa è andato storto, però la vostra diretta credo che sia andata bene, adesso la vado a risentire, però non penso che ci siano stati problemi. E quindi niente, vi ringrazio e alle prossime, insomma. È andato tutto bene, c'è stata buona accoglienza? Sì, domanda, ci sono tutti dei commenti, c'è stato un commento con una persona su YouTube che ha commentato che la conferenza è stata molto interessante e questo insomma, ci sono stati comunque parecchi ascoltatori. Ok, grazie Andrea. Adesso vabbè, insomma, abbiamo fatto qualcosa di buono. Allora. Va bene. Andiamo va bene. Monsignore, noi a martedì. Buon 25 aprile. Allora, Monsignore, vi ringrazio. Ecco, grazie a voi. Se vi è sfuggita qualche parola, ha avuto lui un problema per quanto concerne il suo audio, però la diretta è andata bene, c'erano perfettamente, l'audio era ottimale, eccetera. Quindi quello è relativo al suo microfono, insomma. Vabbè, d'accordo. Capito. Bene. Benissimo. Grazie. Monsignore, grazie. Ciao, ci vediamo martedì, monsignore. Martedì, noi ci vediamo martedì. Buonasera, Patrizia. Buonasera, ciao, ciao. Grazie, ciao, piacere. Arrivederci. Arrivederci, signora Patrizia. Poi ci sentiamo noi nei prossimi giorni. Sì, senz'altro. Grazie. Grazie a lei. Ciao, monsignore. Ciao.